Buongiorno, oggi iniziamo il video così, con questi due puzzoloni che devono fare i bisogni e dobbiamo anche sbrigarci perché sta iniziando a piovere. E amore, facciamo in fretta perché sta per piovere. Buongiorno, non fate caso alla mia faccia sconvolta, eh? Allora, io sono fuori, come avete visto, con i ranuzzi che devono fare i bisogni e mi devo anche sbrigare perché, ecco la miletina, perché sta venendo giù una pioggia, una pioggia allucinante, tutta in un colpo. Non sembra dal video, ma è così, sta piovendo, quindi mi devo anche muovere. E speravo di fare qualcosina in più qui all'esterno, ma purtroppo si sta mettendo a piovere, quindi dobbiamo correre. Allora, ci vediamo tra un pochino a casa, perché oggi vi voglio... Oddio! Perché oggi vi voglio raccontare un po' di cose e voglio condividere con voi anche, aiuto, un ultimo acquistino, che in realtà non è un acquistino, ma è un regalo da parte di mio marito, un regalo, cioè me l'ha portato a casa, ecco. Mi ha detto: amore, guarda che cosa ti ho preso. Ed è stato bravissimo, perché ha preso una cosa che mi piace moltissimo e volevo condividerla con voi. Ok, ci vediamo tra un po'. Allora, eccomi qua, sono appena rientrata, i canuzzi si sono bagnati tutti perché è iniziato a piovere, ma mi sono bagnata anch'io. Mi sono posizionata qui in cucina oggi per fare due chiacchiere con voi. Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare perché mi avete lasciato tantissimi commenti sotto l'ultimo video in cui, diciamo, mi avete incoraggiata e avete detto: tu sei tu, noi ormai ti conosciamo e anche se, come dire, cambierai magari i contenuti, che tra virgolette fino a un certo punto, noi ti seguiremo sempre con tanto affetto, e quindi sono veramente felicissima. E tra l'altro mi avete dato anche tantissimi consigli. Ma tra l'altro devo dire che questa tendenza ad acquistare, diciamo, non in maniera spasmodica e compulsiva, è una tendenza, diciamo, condivisa e anche molto comune. Quindi questa cosa mi fa molto piacere, ripetendo sempre che io non rinnego assolutamente il mio passato da acquisti compulsivi, però ecco, voglio cercare di limitarmi in questo senso. Assolutamente continuerò a parlarvi di profumi, lo faccio anche all'interno di questo video ovviamente, perché vi dicevo che mio marito, vi parlo di un profumo di Eurospin, è andato a fare la spesa, ha visto questi profumi, li ha provati in realtà pensando che fossero da uomo, ma io ho detto: guarda amore, sono unisex, quindi cioè, ormai non fare caso a questa cosa qua, usa i profumi che ti piacciono, voglio dire. E ha sentito questo profumo in particolare che ricorda uno dei suoi profumi preferiti in assoluto, lo ha usato anche lui e quindi me l'ha preso. E praticamente lui mi diceva: sono sconvolto, perché è stata la prima volta in cui io gli ho detto: amore no, ma perché, un altro profumo? E lui mi ha detto: ma stai bene? Ho detto: sì, sto bene, non ti preoccupare. Tra l'altro è anche molto sorpreso, perché in altri momenti, vista magari questa situazione, no, questo evento della laurea, gli avrei fatto una capoccia così: amore ti prego, mi piace questo profumo, compramelo, regalamelo. Invece niente, in realtà non gli ho chiesto assolutamente niente. Manu mi regalerà la corona di alloro e un mazzo di fiori. Mio papà sta organizzando un pranzo a base di pesce a sorpresa in un ristorante, non so dove andremo. E non voglio nient'altro, ho chiesto proprio esplicitamente di non farmi regali, perché non voglio regali, perché in realtà, insomma, ho pensato anche in relazione ai profumi, e vi dico, dei quali vi continuerò a parlare assolutamente, ho pensato di, quando avrò la possibilità di poterli avere a disposizione, quindi quando avrò casa mia e riaprirò gli scatoloni, che vorrei prefissarmi un obiettivo, nel senso, io in questo mese voglio usare questi quattro profumi e utilizzarli il più possibile per cercare di godermeli, perché io con tutti questi profumi non me li sono mai goduti, in effetti, perché non li acquistavo per consumarli, ma li acquistavo per poi acquistarne degli altri.
Mi sono resa conto di questa cosa, ho detto un attimo, mi devo fermare perché la situazione mi è sfuggita di mano. Devo dire che mi devo controllare anche su altre spese, mi sto mantenendo, devo dire, anche per quanto riguarda le scarpe, non ho più comprato scarpe, non ho intenzione di comprarne. Per quanto riguarda l'abbigliamento, qualcosina così l'ho comprata ai mercatini, ma niente di particolare, insomma. Sto cercando di nutrire quei bisogni di soddisfacimento, diciamo, di alcuni bisogni attraverso altre cose, quindi attraverso l'armonia, attraverso il calore familiare, attraverso la progettazione della nostra nuova casa, la ricerca dei mobili, quindi insomma sono molto contenta. E poi i soldini appunto servono in questo momento per altro. Noto che urge una bella tinta, ho dei capelli osceni, però vabbè, io ormai con voi non mi creo più problemi. Allora, oggi cucinerò il risotto alla zucca e vi vorrei far vedere come lo preparo, perché così voi mi date qualche consiglio, mi fate sapere se lo fate come lo faccio io e insomma vi volevo far vedere come preparo questo risotto alla zucca, quindi faremo anche una piccola ricettina. Che cosa mi ha portato mio marito? Io non so se sono dei nuovi profumi, se è una linea che è tornata. Sinceramente, riguardo questa cosa qua, sono assolutamente al buio. Allora, Eurospin mi pare che costi 6 euro. Sono tre i profumi ed è una linea dedicata al mondo della danza, al balletto, all'odore proprio delle assi del palcoscenico, alla leggerezza e alla bellezza, ai colori, diciamo, dei costumi, dei balletti classici. E quindi la linea è Dolce Mania, Dolce e Mania Milano, li trovate da Eurospin e lui mi ha preso l'eau de toilette Opera perché Opera dovrebbe essere. Gli altri due che poi io sono andata a vedere in un altro momento di spesa si chiamano Etoile Arabesque e somigliano, diciamo così, si ispirano secondo me a Light Blue di Dolce & Gabbana. Non so, uno mi ha ricordato quelle, uno mi ha ricordato vagamente così dei sentori legati a Chance di Chanel. Essendo però mio marito un amante sfegatato di Hypnotic Poison, profumo che io ho poi abbandonato, l'ho venduto, non l'ho più usato, lui è sempre innamoratissimo di questo profumo e mi ha preso questo perché praticamente somiglia moltissimo appunto a Hypnotic Poison, però io lo trovo leggermente più talcato di Hypnotic Poison, con questa nota di mandorla che si sente molto di più, diciamo molto molto simile all'amaretto. La boccetta non è neanche male, vi dirò che anche il tappo è molto robusto, resistente, comunque è una simpatica boccetta, diciamo così, per il prezzo che ha, vabbè, più che bene. Allora, il profumo si ispira moltissimo, come vi dicevo, a Hypnotic Poison, credo che si dica. E, allora, di che sa? Sa proprio di mandorla, sa di mandorla liquorosa. Sa di dolcetto alle mandorle, sa di più che altro mandorla amara e io credo che all'interno ci sia anche del gelsomino, della vaniglia, non ho trovato le note olfattive, però è un profumo fortissimamente mandorlato con una presenza sicuramente fiorita. E a me sembra potrebbe essere anche eliotropio, gelsomino, comunque stiamo su quel mondo lì. È un profumo che trovo estremamente invernale, quindi è perfetto per questa stagione, molto caldo, sensuale e mi piace moltissimo perché è fortemente talcato, non un talcato polveroso che ricorda il borotalco, ma quella versione della mandorla che è legata secondo me all'eliotropio dà vita a questo sentore molto molto talcato. Devo dire che ha una persistenza interessantissima, è un profumo da scia, si sente tantissimo, molto intenso, quindi va assolutamente dosato come profumo, perché altrimenti diventa eccessivo, diventa stucchevole ed è molto molto carino. Quindi se amate Hypnotic Poison, amate caldo da morire, sto schiattando. Allora, scusate, ho legato i capelli perché non ce la faccio più, fa un caldo da morire. Vi stavo dicendo, se amate le note di mandorla, una bella mandorla strong, e se amate Hypnotic Poison, andatelo a sentire perché
vale la pena secondo me, poi per il prezzo che ha è veramente uno spettacolo. Allora, io adesso comincio a preparare il riso. In realtà non preparo il riso, ma preparo la crema di zucca per il riso e niente, ci sentiamo, ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua, sono pronta per cucinare il mio risotto con la zucca. Dunque, qui stanno andando due dadi vegetali, perché non preparo il brodo vegetale, insomma, non in questo momento, insomma, non ho tempo. E in questa padella farò rosolare lo scalogno con l'olio e successivamente, quando la cipolla, insomma, sarà un pochino più appassita, metterò dentro la zucca, farò rosolare il tutto e poi farò cucinare la zucca, appunto, aggiungendo del brodo. In quest'altra padella, invece, ho messo il riso che farò tostare a parte e che sfumerò con il vino bianco. Quindi per il momento i passaggi fondamentali sono questi e adesso vi faccio vedere poi come procedo con la ricetta. Allora, come potete vedere, sta sfrigolando tutto. Ho aggiunto la zucca e adesso questa zucca dovrà prima di tutto un po' rosolare insieme alla cipolla. Dopodiché la farò cucinare a fuoco lento aggiungendo il brodo vegetale. Allora, come potete vedere, la zucca si sta cucinando, si rompe, si spezza, vedete anche solo col cucchiaio. Però, siccome voglio che diventi una crema, innanzitutto deve assorbire tutto il liquido. Dopodiché utilizzerò il frullatore ad immersione perché voglio che sia proprio super super vellutata. Allora, adesso sto tostando il riso e lo faccio a parte perché viceversa, se io lo mettessi così crudo, diciamo all'interno della crema, non si tosterebbe. Quindi lo tosto a parte, lo sfumo con il vino bianco e poi metterò tutto all'interno della mia crema di zucca. Allora, come potete vedere, ho versato il riso, ho aggiunto due mestoli di brodo. E adesso praticamente allungherò sempre con il brodo finché non avrò raggiunto la cottura del riso. Quindi ci vediamo tra poco quando andrò a fare la mantecatura, che farò con il burro, ma non con il parmigiano, utilizzerò un po' di taleggio. Allora, ho spento il riso, come vedete è bello all'onda, e ho messo del taleggio e un po' di burro. Non fate caso alla cucina perché qua è schizzato praticamente tutto. E adesso procediamo all'impiattamento. Allora, il riso è venuto buonissimo. Ancora Ancora, dice mio padre, non l'abbiamo assaggiato. buonissimo, Adesso vediamo. buona, Ok, buono. Promosso. Oggi c'è proprio una giornata orribile. Sta piovendo da stamattina. Io per questo mi sento un po' così, un po' rimbambita. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la ricettina vi sia piaciuta. Il video finisce qui. Oggi vi ho mescolato insieme, ho fatto un fritto misto di un po' di tante cose, però mi andava di registrare un video così in maniera molto, molto tranquilla. Adesso mi sdraio perché non mi sento benissimo, oltre a girarmi la testa ho anche la pressione proprio bassa bassa, quindi ho bisogno proprio di sdraiarmi, di riposare, non mi sento benissimo. E niente, quindi adesso lo edito, vediamo se riesco a pubblicarlo subito. Vi mando un bacione, grazie sempre di cuore per il vostro affetto. Ciao!